Negli ultimi 3-4 anni ho costruito almeno una ventina di progetti belli grossi su YouTube. Tant'è che dietro di me in questo momento potete vederne almeno 4. Ma una volta finito il video, una volta completata la serie, che fine fanno questi progetti? In questo video voglio fare un tour di tutto quello che ho costruito negli ultimi 2-3 anni per vedere in che condizioni sono appunto tutte le costruzioni che ho fatto. Partendo con quello che c'è dietro di me, ovvero la montagna russa. Le montagne russe sono state costruite circa 8-9 mesi fa, una serie che è durata 4 video totali e ho speso una montare di soldi di circa 2200 euro. Andiamo a vedere come si presenta. Allora, eccoci qua. Questa qua è la piattaforma iniziale, è ancora bella solida. Qua inizia la prima discesa che finisce nella galleria. Anche questa qua mi sembra abbastanza solida. Sì, dai, diciamo che si è mantenuta nel tempo, dai. Sono abbastanza contento. Come possiamo notare, tutte le viti che tengono giù i tubi in polietilene si sono completamente arrugginite. La prossima volta magari è meglio utilizzare quelle in acciaio inox. Lo stato della galleria sembra un pochino brutto, ma semplicemente perché ci sono giù un po' di foglie e un po' di rami. All'interno non è crollato nulla. Tutto sommato la galleria è rimasta molto intatta, a parte lo sporco. Devo dire che anche il tetto ha tenuto molto molto bene. Questo qua è lo stato del carrettino, come vedete è un pochino rotto, però funziona ancora. Funziona, raga, funziona. Strabello. Montagne russe, sono contento. Sulla mia sinistra, come vedete, c'è la stanza segreta invisibile. E purtroppo molti di voi sapranno, soprattutto chi mi segue su Instagram, qualche giorno dopo averla costruita, il pannello frontale della porta si è completamente spaccato. Infatti mi dispiace perché quella lì l'ho fatta qualche mese fa. Andiamo a vedere com'è. Per costruire questa stanza ho speso circa 1200 euro, creata 3 mesi fa con un video solo. Mi ero anche divertito molto a farla. Andiamo a vedere com'è. Ecco qua come si presenta. Praticamente tutta la costruzione è rimasta intera, sopra, sotto, destra, sinistra, tutto perfetto. L'unico pannello che si è rotto è questo qua della porta. Perché? Perché è l'unico punto della stanza invisibile in cui lo specchio non toccava per terra, proprio perché l'antina deve poter aprirsi. E questo qua è quello che è successo. Vediamo com'è dentro. Eccoci qua. Come potete vedere, all'interno è rimasto tutto più o meno intatto. Sono solo cadute le due mensoline, è caduto il quadro, che però ci sta perché era attaccato soltanto con gli adesivi. E niente, qua ci sono i cuscini che erano rimasti lì. Sono curioso di sapere se la scritta Dream funziona ancora. Vediamo, era dietro qua, proviamo. Mamma mia, guarda qua, questa qua si chiama qualità, signori, guarda, funziona ancora, pazzesco, grande Mighi. Andiamo avanti, prossimo progetto. E appena dietro la stanza segreta invisibile, cosa fai? Non parli della famosa zipline? Uno dei primi grossi progetti che ho fatto quando ho comprato il terreno, un anno e mezzo fa, circa 17 mesi di tempo. Purtroppo non so quanto ho speso perché all'epoca ancora non segnavo tutti i costi, però era un cavo d'acciaio lungo 100 metri, tutto quel legno lì che gran parte era recuperato, quindi secondo me non più di 200-300 euro in totale. Allora, vabbè, la struttura generale di partenza è ancora su, a parte questo stronzino qua che è caduto. Questo qua dovrebbe essere la lattina che raccoglie l'olio per far bruciare le fiamme. La scala è ancora intatta, a parte l'ultimo piolo. Gli ornamenti, come vedete, sono ancora su. La struttura da sotto mi sembra ancora resistente. Direi proviamo a salire. Ecco, magari incrociamo le dita, che non vengo giù. Fammi fare prima una prova. Vabbè, sembra tenere, proviamo. No, dai, raga, funziona ancora. Vi dico la verità, il pavimento qui è un po' pericoloso perché guardate, soprattutto questo pezzo qui, appena faccio un po' di sforzo, vedete che si lascia giù. Quindi non è che sono proprio convinto di stare nel centro, però tutto sommato sembra abbastanza resistente. Vediamo il cavo qua com'è. Questo qua penso che possa rimanere su almeno 100 anni. Non ci resta però che provare se funziona. Solo un pezzettino però, non voglio ammazzarmi. Allora, questo qua era il cavo che serviva a portare giù qualcosa lì. Funziona e funziona bene, dai. Vediamo se riusciamo a fare qualche metro. Dai, dai, funziona, raga! Dai, che bello! Funziona, funziona ancora benissimo, che figata! Quasi quasi devo rimetterla in sesto e iniziare a usarla. E spostandoci da quella parte di qui del terreno abbiamo il cesso infinito, costruito ad aprile 2022, anche lui ha passato parecchi mesi sotto l'acqua. E devo dire, non è proprio in una bella condizione. Cioè, la struttura di legno è ancora su, però la sto usando da magazzino perché effettivamente tutto l'impianto che avevo costruito con il passare del tempo ha smesso di funzionare. Le scatole di plastica sono tutte spaccate. Come sapete molto bene dai video del mega bunker, piove dentro. Perché qua è dove tengo il pennello della catramia. E niente, questo qua è quello che rimane del cesso infinito. Sempre su quel lato qui vi faccio vedere il mini bunker trasformato in piscina tropicale. Non c'è purtroppo molto da vedere perché, se ben vi ricordate, il progetto è stato fallimentare. Come vedete si presenta così, il bunker
buco è rimasto lo stesso di prima. C'è dentro un po' d'acqua perché in questi giorni ha piovuto. È presente anche la ciambella che ho lasciato dentro perché una volta finito il video non ho più guardato nulla. I sassi e le mattonelle sono rimaste così com'erano, la radice. E una cosa particolare che è successa in questi mesi qua, che praticamente le due piante finte che avevo messo con il sole si sono praticamente ossidate. Guardate come è più verde questa qua di questa, ad esempio, la differenza che c'è tra i due verdi. E quando le ho comprate non erano così. Anche questa, guardate com'è molto molto sbiadita, cioè sembra quasi diventata bianca. E questo qua è uno dei progetti di cui mi è dispiaciuto di più tenerlo lì un po' allo scatafascio, perché se non si fosse bucato il telo sarebbe venuta fuori veramente una bella piscina. Comunque sta arrivando l'estate, non si sa mai che magari qualcosa mi invento. Da questa parte qui invece, attenzione, abbiamo l'orto tecnologico, signori. Eccolo qua che bello. 1400 euro di progetto, un video solo e ho mangiato tante tante verdure. Tra l'altro mi aveva aiutato Mad the Farmer a costruirlo. Questo qui penso che tra tutte le costruzioni che ho fatto sia quello rimasto molto meglio. Perché effettivamente devo soltanto togliere i bastoni dei pomodori, delle zucchine, eccetera. E lui è già pronto per questa primavera. Cioè, guardate. Sì, devo forse tirare un pochino la rete sopra, ma per il resto è tutto come doveva essere. I tre motori che innaffiano sono ancora su, i tubi sono tutti già posizionati. Devo semplicemente togliere tutte le piante vecchie e tirare un pochino il telo. Tra l'altro, raga, non ci credo. Ho lasciato giù anche alcune verdure, guardate, zucchina, zucchina. E questa qua era un'anguria. Ah, che schifo, raga! Madonna mia! L'unica cosa che manca, non so se avete visto dietro, sono le due cisterne azzurre che utilizzavo per dargli l'acqua automaticamente. Le ho spostate perché ho fatto il video del mini bunker trasformato in piscina. Ma non appena arriva la primavera, le rimetto in posizione. E prima di vedere che fine hanno fatto le altre creazioni, mi è venuta un po' di fame e perché no, utilizziamo il servizio di HelloFresh per cucinarci la ricetta di oggi. HelloFresh praticamente è questo servizio che ti consente di ordinare del cibo online e ti arriva a casa questa box ricette con dentro tutto l'occorrente per cucinare. Puoi scegliere un sacco di ricette italiane, estere, cose particolari, gustose. Ad esempio, ti piace il pesce? Fai tutto base pesce. Sei vegetariano? Fai vegetariano. Abbatti così lo stress di non sapere cosa cucinare tutti i giorni. Ti arriva direttamente a casa, consegnato a domicilio, e gran parte delle ricette sono facili, veloci, pronte in meno di 25 minuti. Poi bisogna vedere quanto ci mettete voi a farle. Ad esempio, io oggi ho provato la ricetta numero 5. Raga, mi è arrivato lo scatolone con dentro tre ricette diverse. Oggi, signori, facciamo la numero 5, bocconcini di lonza marinati stile USA. Ma che belli che sono. In pratica il cartoncino qui, se tu lo giri, c'è proprio passo per passo tutto quello che devi fare, 4 step, dovrebbe venire fuori questa cosa qua. Ho tagliato le patate, ho marinato la lonza, ho grattugiato le carote, ho messo tutto nelle pentole. In pochissimi passaggi avevo già un pranzo molto molto buono, di qualità, pronto da mangiare. Anzi, fammi andare a controllare a vedere se è pronto, che magari si brucia. Eccolo qua, raga, eccolo qui. Guardate qua che bel piattino che ha cucinato il nostro Migi. Come doveva essere, come è venuto. Madonna mia, che fame. Proviamo. Confermo, raga, buonissimo. Quindi, ricapitolando, a partire da 2,23 euro a porzione, 50% di sconto sulla prima box e spedizione gratuita sulla prima box. Ti lascio il link in descrizione, provalo anche tu, vedrai che ti piacerà. Ora mangio e poi continuiamo a vedere le creazioni. Salto temporale e ci ritroviamo direttamente nel mio magazzino, dove oltre a tenere tutte le cose del vecchio lavoro porto anche tutte le costruzioni. Partiamo con la mini automobile costruita 8 mesi fa, 380 euro di budget, costruita per il 90% con polistirolo. Allora, come potete vedere, innanzitutto gli mancano le ruote dell'Audi, perché adesso nel periodo invernale ho dovuto metterle sulla macchina, appunto. La costruzione è ancora più o meno integra, però diciamoci la verità, vedete qua, è un po' traballina. Vedete che si staccano i pezzi? Questo qua è l'alettone davanti che si è completamente staccato. Questo qua è l'alettone dietro. Ecco, appunto. Questi qua sono i due tubi di scappamento. Uno è venuto giù. Luce dietro staccata. Vediamo se funziona il faro davanti. Dai, almeno il faretto funziona. Chiaramente l'overboard è ancora tutto appiccicato completamente ai cerchioni di legno, quelli che poi inserivo all'interno delle ruote. Però diciamoci la verità, questo qua è stato un progetto fatto molto molto velocemente. Ho speso poco e ha avuto anche vita breve. Di fianco alla mini automobile però abbiamo la mini roulotte portatile. E questa, vi dico la verità, è rimasta molto molto intatta. Guardate. Perfetta, signori. Due episodi totali, circa 1500 euro di spesa. Tempo di vita 4 mesi. Come potete vedere, ecco,
completamente integra e si riesce a spostare a destra e a sinistra. Le ruote funzionano ancora molto bene. Apriamo per vedere l'interno e guardate com'è rimasta perfetta. Purtroppo non ho qua la batteria per vedere se le cose elettroniche funzionano. Ma sono sicuro di sì, perché è rimasto sempre tutto all'asciutto all'interno appunto della roulotte stessa. Anche il parquet sotto è rimasto veramente veramente in ottimo stato. Una cosa da notare è questa. Non so se riuscite a vedere dalla telecamera, ma la parte sinistra è molto più rovinata della parte destra. Questo perché l'ho lasciata per alcuni mesi sotto la pioggia, vicino ad un garage, quindi da una parte veniva protetta, dall'altra parte no. Volete sapere una cosa che però si è completamente distrutta all'interno? Questa qua, la stanza segreta nel cassonetto della spazzatura. Raga, quello lì all'interno è un disastro totale. Signori, il cassonetto è una delle creazioni di cui mi dispiace di più che sia andata un po' allo scatafascio. 980 euro totale di spesa. Un video solo realizzato circa 12 mesi fa, ma ha fatto tante di quelle view da far schifo. 3 milioni e passa sul canale italiano e quasi 7 milioni sul canale spagnolo. Capito perché mi girano un po' le palle? Comunque adesso vi faccio vedere l'interno. Allora, guardate qua in che condizioni è il cassonetto stanza segreta. Madonna mia, guarda qua raga. Guardate che disastro. Cioè non si capisce niente. Adesso apro il coperchio sopra, almeno entra la luce. Eccoci qua raga. Allora, in realtà non è che il cassonetto si è distrutto. Il problema è che la carta da parati con la colla che avevo usato sul polietilene non tiene. Quindi è venuto giù praticamente tutto l'arredamento. Perché se voi guardate, cioè il televisore è ancora attaccato, la stufetta ceramica c'è ancora, quadro di Tokyo è ancora attaccato. Cioè i cuscini alla fine non è che hanno un problema, basta toglierli e metterli. È proprio una questione che si è tolto l'arredamento. Questa cosa qua penso sia dovuta dal fatto che quando il cassonetto era fuori, il sole battendo su questa superficie scaldava la colla e gli toglieva l'appiccicatura, diciamo, non so come dire. Chiaramente Starlink l'ho tolto perché ce l'ho a casa. E attenzione, sopra c'è ancora la telecamerina per guardare cosa succede fuori. Quindi tutto sommato da fuori è ancora bellissimo, ma dentro è un vero disastro. Sono curioso di vedere se la stufetta che c'è dentro funziona ancora. Tacchiamo la spina. Ok, accendiamola. Aspettiamo 10 minuti, vediamo se si scalda. Oh, che cazzo sta succedendo? Che cazzo è sto fumo? Raga, si sta incendiando tanto, cazzo. Ovviamente raga è tutto uno scherzo, c'era un pannello con su un po' di pezzi di carta che si stavano infuocando. È stato divertente farlo però. Panca piana motorizzata creata a maggio 2021, cioè praticamente quasi 3 anni fa. 4-500 euro totali per costruirla, perché oltre al legname c'è anche il motore elettrico con 4 batterie. Progetto realizzato in una serie di 2 video, perché prima ho costruito la panca piana e poi dopo 8000 like l'ho motorizzata per andare al bar a far colazione. Uno dei primi video più spettacolari che secondo me ho fatto sul canale. Ed ecco come si presenta. Allora, le batterie sono staccate perché ho provato più volte ad accenderla, non ci sono riuscito. Però sai, dopo 3 anni è difficile che funzioni, no? Il volante è completamente staccato. Il motore invece è ancora tutto attaccato con le varie pulegge, catene, pignoni, tutte quelle robe lì. Anche dietro, come vedete, è ancora molto molto solida. Regge come quando l'ho costruita. Qui c'è ancora il freno manuale di legno, freno Monti, che tra l'altro, piccolo spoiler, l'ho appena conosciuto, il buon Monti. Acceleratore e niente, questo qua è quanto. Ho provato ad alzare anche i pezzi di legno per farla diventare panca inclinata e funziona ancora tutto molto molto bene. Chiudiamola. Tra l'altro qua dovrebbe esserci il meccanismo che si auto chiude. Esattamente. Madonna mia raga, ma quanto sono belle le cose che costruisco. Madonna, ma sei strabella. E come ultima cosa volevo farvi vedere l'interno della casa sull'albero. Era più di un anno che non aprivo quella botola lì e ho scoperto che delle creature hanno iniziato ad abitare dentro. E dato che ci ho messo un po' a vedere tutto quello che era successo, preferisco farci un video dedicato, un po' come abbiamo fatto con il mini bunker. Questa una piccola anticipazione. Magari ci sono dei topi e non voglio trovarmeli in faccia. Madonna mia raga, faccio i brividi. Da dove arriva questa paglia? Da dove cade?